I cuccioli devono imparare a trovare cibo da soli. Seguire l'esempio della madre è il modo migliore per apprendere le tecniche di caccia. Annusano gli insetti che lei cattura in modo da riconoscere le specie commestibili. Purtroppo, però, le possibilità di sopravvivere e di diventare adulti sono poche. Al tramonto, i predatori sono in agguato. L'Ambulocetus non ha ancora catturato una preda e rimane nascosto nei pressi del lago. Non ha orecchie, perciò usa un altro metodo per localizzare le vittime. Posa la mascella a terra e percepisce le vibrazioni degli animali in movimento. È la stessa tecnica che adotta in acqua. Se un qualsiasi essere vivente gli si avvicina, è pronto all'attacco. I Propaleotherium sembrano meno attenti del solito. Si sono nutriti di uva fermentata per tutto il pomeriggio. La quantità di alcol contenuta negli acini è piccola, ma sufficiente ad annebbiare i loro sensi, di solito acuti. Non è il momento adatto per essere imprudenti. Tictidium riesce a scampare all'attacco per un soffio. Quello dell'Eocene è un mondo strano, in cui gli uccelli mangiano i cavalli. Al tramonto, il Gastornis fa ritorno al nido e scopre la tragica fine del suo piccolo. Il predatore più grande è stato vittima di quelli più piccoli. Le sue dimensioni lo costringono a nidificare al suolo, quindi ad esporre la prole a molti pericoli.